Vado a controllare e sarà la quarta partita, sì, Insight versus Anexis. Perfetto. Sì, abbiamo appena visto, per chi si fosse collegato ora, l'ultimo game che abbiamo trasmesso è stato quello tra Incredible Miracle e KD Team, che ha visto protagonisti brasiliani di un comeback veramente, veramente fuori dagli schemi. I coreani stavano praticamente dominando per i primi 10-12 minuti, poi lentamente un fight dopo l'altro i brasiliani sono rifatti sotto, hanno Hanno stilato ben due riscalato. baron. Sì, hanno scalato una montagna che contro i coreani non è mai facile farlo e sono alla fine arrivati a una vittoria veramente a sorpresa. Una partita veramente degna di nota, quella di oggi. Sono No, volati i complimenti, si sono pupazzetti di rosicchiati piano Morde da tutte le piano, parti quando hanno vinto. Non so se avete notato. No, nessuno ha eh. No, visto. sinceramente non ho visto i pupazzetti di Morde che volavano, però se ce lo dici tu ci fidiamo, eh. Fai Vedrai che ne benissimo, capiamo anche guarda. il Fai motivo. Come? benissimo fidarti. Vedevo i cartelli che ho scritto hue 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 che erano Vabbè, c'è stato il abbastanza. tizio che si è preso appunto i suoi 5 minuti di notorietà ci ha fatto vedere una marea di cartelli. Buff Brasil, Corea Down, poi cos'altro c'era? Salvami Batman. Pupa Beh, Pain, no, Pupa Xupa, per. Supa Pain, Supa Pain. Chissà che sì, fatemi googlare il significato di Xupa, vediamo. Ma Darà tipo forza. penso che dal sound sia proprio quello che pensiamo noi. Pupa? Però non so, controllo, Vediamo, cioè. Google Translate sarà Allora, vediamo cosa c'è. brasiliano. Xupa. Beh, credo proprio. Ma dal sound mi sa proprio di sì. Mi ha trovato il rumeno, Il vabbè. rumeno. Ho messo, trova la lingua, trovate il rumeno, allora dov'è il Spacco brasiliano? Famiglia. Ah no, Amato Famiglia. è portoghese. Portoghese, Sì, eh. brasiliano, portoghese, sì, no, spagnolo. Non esiste il portoghese in Google Come no? Translate? Sì Ah, che ci eccolo sta qua. il portoghese, con la P. La P di Portogallo. Non esiste. No, come non Non esiste? esiste questa parola, vediamo. Zupa in Supa. Brasilia. La P di porco demonio, di cosa state stradiamine parlando? Parliamo di quello dei Altamente dei cartelli. fatti nostri, guarda. Parliamo di Xupa, che è una parola che Intanto non sappiamo stanno la ping bannando, provenienza. ma noi non ce ne frega proprio di nulla e continuiamo a cazzeggiare. No, non ho trovato niente, va bene, dai, sì. Va bene, alla prossima ci aggiorneremo meglio. Comunque, sì, come giustamente ci ricorda Life, abbiamo già i ban e alcuni pick, ban che consistono in Urgot, Kayle e Kha'Zix per gli insight, bravi hanno bannato Kha'Zix, e Anexis invece che vanno a bannare Jayce, Katarina, Elise, ban tutti perfettamente comprensibili, forse c'è un Urgot di troppo, ma comunque visto l'Urgot dello scorso IEM appunto a Katowice lo possiamo anche capire. Detto ciò, i pick per gli insight in questo momento abbiamo Shen e Nunu più Jarvan, mentre per gli Anexis c'è subito Miss Fortune, instant piccata appena hanno potuto, e anche Olaf che ormai si propone come forse uno tra i, sicuramente nella top 3 dei campioni più piccati bannati di questo IEM, vuol dire. Chi? Scusa? Non stavamo Tu, sentendo. sì, no, non ho Io capito, non stavo stavate sentendo. sentendo Io no, prima. no, nel Sì, senso ah, io ero ok, parla totalmente benissimo. distratto. Stavo facendo Ok, un sacco di pacchi miei. no, va benissimo. Siamo. Comunque, C'è continuiamo. Sarengo Ah, che ci si siamo. sente. Ah, ok, no, che Sì, ci lo. Va siamo. bene. Importante, Sì, però sì, parlate No, 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 ok, sicuramente. anche. Totalmente disinteresse in quello che ormai dice No, ma Gojo. no, Madonna. Cioè, io sono più preoccupato. Dalla Perché sei combo preoccupato? perché vedo quattro personaggi che hanno creato diversi problemi finora nell'ultimo periodo, ovvero Miss Fortune, Olaf e Jin Zhao, anche Sora, anche se devo dire l'unica che abbiamo visto purtroppo aveva un attimino qualche problema ad andare alle proprie ultimate, ma sono tre personaggi che hanno creato decisamente molti problemi. Miss Fortune per ovviamente la sua particolare combo AOE e la sua particolare sinergia appunto e con il Black Cleaver e con il Last Whisper, Olaf con appunto la sua capacità di riuscire a elargire danno grazie al
alla sua completa indipendenza dalle statistiche che non siano appunto difensive, quali vita, resistenze e CDR. Mentre dall'altra parte abbiamo la coppia che scoppia, Nunu più Caitlyn, vediamo se riuscirà a contenere la testa all'avanzata dei nemici. Eh sì, coppia dai, che vedremo un po' quando festeggerà i 25 anni di matrimonio, perché qua se andiamo avanti in uno Caitlyn è proprio strapiccata. E niente, poi c'ho Gatto nella squadra di Insight, anche lo stesso Shen, che abbiamo visto un po' meno forse sto torneo del solito, perché top è stato praticamente dominata dai Liz, che abbiamo visto quasi sempre bannato piccata. E molti, vabbè, anche Olaf, quindi se non un po' meno visto ultimamente. E dall'altra parte c'è ancora l'ultimo pick che si deve andare a concretizzare, che è quello di Ryze. In questo momento vediamo un po' se la selezione sarà anche il lock. È lui, è Credo che lui. ormai sia lockato. Ce lo puoi dire tu, Sì, Armin, in sì, 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 anticipo? sì, Sì, sì. ok, lockato appunto in questo caso Ryze. E Composition, entrambe devo dire abbastanza solide, tutti buonissimi personaggi, e vedremo un po' ora in game come si andranno a comportare. Armi, non è che hai per caso messo la colonna di Super Quark, vero? No, Maledizione. no, Eh no, no, perché? È perché nella chat dicono che la no. Gente sentono. pazza, non posso conoscere tutti i pazzi che stanno in giro. C'è Alex, no, è Alex che sente le voci, mi sa. Senti, non ho Alex messo qua deve assolutamente sentire la le colonna voci. Più sonora di che le voci Super sente i musical, perché si sente addirittura le colonne sonore. Quark. OP Come Alex. lo so, una puntata di Scrubs, qualcuno se la ricorderà appunto in cui c'era la malata di turno che appunto sentiva le musiche e addirittura sentiva i personaggi cantare piuttosto che parlare. Vabbè, comunque, digressione, la chiudiamo qua. Le line-up sono completate. I setup, scusate, sono completati. Abbiamo come ultimi pick Ryze da parte degli Anaxes e Cho'Gath da parte degli Insight. Vediamo come appunto si disporranno per riusciranno a utilizzare le proprie potenzialità. Yes, pochissimo, pochi secondi prima di vederli partire in game. Ora dimmi, Sara, dove cercheremo di guardare lo stream. Io Da qua, sempre direi. da. Ma Sempre vedetelo. da quello in inglese, perché c'ha il Sì. cameraman che è sicuramente più capace di quello polacco, da quanto Va abbiamo bene, va visto. bene. Non è Poverini, poverini, poverini. colpa nostra, non è colpa nostra. Poverini. Va bene, va bene. Ok, eccoli lì, aperto lo Mi dicono che stream. parte la musica quando parla Sarengo. Secondo me siete un po' tutti pazzi. Allora, io non la sento sta musica quando parla Sarengo. Voi la Non è che sentite? ti immagino impostato che automaticamente ogni volta che parlo io parte la musica. Ma no, non penso. Prova. Prova, Sa, prova 1 e 3. prova. No. Non sente niente. Vabbè. Intanto dai, siamo dentro, dai, su. Va bene. Ole, noi Appena ancora iniziato? vedendo Sì, il appena Queen's Gambit iniziato. Desk, sì. Ancora però noi non abbiamo la possibilità, non siamo ancora Mi date dentro qualche perché. secondo in più ora che Sì. si mettono a posto col layout anche in game loro. Appena Ma è avevamo bello che possibilità. quando noi ci attardiamo non ci diamo dei ritardatari, ma qua tardano potenti, voglio Sì. dire. Sta passando un pochino, ancora non ci siamo. Abbiamo giusto un paio di guardie piazzate per iniziare il game. Oh, Alle ce l'abbiamo. Wright, Sì, ditemi intanto Olin. magari il tempo, perché sennò Ok, io vado avanti sul allora. mio live. Allora, 34, 35, 36. Madonna, ma come fai Lo sempre tanto so che sto Trentasette, trentotto, indietrissimo. trentanove, quaranta, Ok, quarantuno. sì, ci Ok, siamo. ciao. 40, no, aspetta, 42, 43, ci ho avuto un attimino di lag, 44, 45, 46, 47, però purtroppo stacca un attimino, quindi Ecco perché vi quando dico, stacca. A dovete vedervelo sugli sync con meno gente perché lagga di meno. me non lagga, però. Allora vai tu, C'ha Sara, la che sei connessione qui. pacca. No, io parto qui. Vai tu. Io sto molto più avanti, sto Veloce, ditemi su a chi mi deve 1,16, 17, 18, 19, 20. 1,21, 1,22, 1,23, 1,24. Non vi preoccupate, non state perdendo niente. 1,25, 1,20. 26, 27. Sì, Ok, ciao. esatto. No, sì, ok. Allora,
Vediamo intanto un invade da parte degli Insight lungo a partire dal Trebuch. Eccola, laggata. A te pareva che non mi si bloccava lo stream. Siamo appena sincronizzati e ovviamente adesso mi si blocca completamente lo stream. Pam, corsa in avanti, sono a 1,47. No, Aia, mi sono aia. bloccato un'altra volta. Eccolo qua, 1,52, 53, 54. Ok, non LOL, pure a dovrei. me saltando in questa Hai maniera. visto? Allora vedi che la lag. Quindi quando devo, dove devo andare da chi? Di veloce. Aspetta che devo cambiare 2, stream 2, perché qui hanno 3, tutti i 2, lag. 4, Hanno 2, 5, tutti i 2, lag, 6. Sarebbe, ma anche Lo tutta so. la chat. Lo Conviene so, ho visto. cambiare? Ma credo che questa è stata l'unica spike di lag che ho avuto nell'ultima giornata. Quindi credo che sia stata una cosa momentanea, proprio globale dello stream. Non lag personale come i tuoi problemi prima. Adesso sono a 2,22, 2,23, 2,24, 2,25. Abbiamo visto. 26, No, non l'ha visto. 27, Sì, 28, perfetto, 29, perfetto, che perfetto. ciao. Non abbiamo visto purtroppo un invade che c'è stata a partire dal bush del river per gli insight, mentre bot top l'eco è già in estremi problemi, già l'ignite partito per Olaf. Olaf che ha circa un 100 HP in più della sua controparte. Vediamo entrambe le double lane mid stavolta. Bellissimo. Miss Fortune Sona contro Caitlyn Nunu in mid lane, mentre in bot lane Cho'Gath contro Ryze e in top Olaf contro Shen. Come abbiamo detto, gli Ignite sono partiti per entrambi i top laner. E adesso vediamo che le pozze sono anche state consumate in larga parte. Rimangono comunque un buon quantitativo sia per Shen sia per Olaf, che ne ha una in più. Landa ancora un Undertow su di lui. Ancora il Reckless Swing. Ha un altro Undertow grazie al fatto che abbia recuperato l'ascia. Uno Jin Zhao apparso dal nulla. Il flash più la dash charge che gli permette di ottenere la kill. Flash da parte di Olaf a disingaggiare il nemico. C'è un teleport addirittura da parte di Ryze, mentre Jarvan è costretto a scappare via, a volatilizzarsi grazie al flash. Tre persone in top lane, potremmo addirittura vedere una torre presa a 3 minuti e 50 dall'inizio della partita, ragazzi. 3 minuti e 50, mentre Nunu va in bottom lane, probabilmente per tirare un Bloodsboy la Cho'Gath e permettere di magari counterare appunto un push con un altro. Jarvan intanto si è rifatto un attimo la vita grazie a un paio di pozze ed è riuscito a difendere la torre, mentre Ryze e Jin Zhao di conseguenza recollano. Così fa anche Olaf. Vediamo se riusciranno a difendere la torre bot che è già a meno di un terzo di vita, grazie appunto all'aiuto di uno venuto dal mid, che però ha sacrificato appunto la dominanza mid e ha costretto Caitlyn a beccare pesantemente. Jarvan adesso lo vediamo dare una man dargli ma darle man forte. Eh sì, vediamo quanto è forte il Bloodboil di Nunu perché ha permesso con un counter push di andare a prendere una torretta, cosa non fatta da tre persone in top lane. Invece in bot ci è riuscito Nunu e Cho'Gath, quindi c'è quel buff veramente utilissimo. Bella partita non è, mi sta emozionando, c'è troppo movimento, c'è stato un teleport, quel teleport lì pazzesco, c'è stato il Nunu pusher, veramente spettacolare, e la doppia coppia mid, bellissimo, sta incominciando a piacere un casino questa partita. Un piccolo vantaggio per gli Inside Gaming, nonostante abbiano dato appunto il first blood alla loro controparte, gli Anexis, che ricordiamo essere polacchi, sono in vantaggio grazie appunto ai minion e alla torre presa in bottom lane, mentre Sona ha avuto un attimo di paura, ha costretto Nuno a interrompere le call per salvare invece quello di Caitlyn. Sì, recall di Caitlyn impedito appunto da Sona, sicuramente un'ottima mossa da parte del support degli Anexis che appunto va a rallentare un attimino le attività del duo lane degli Insight. Arriva Jin Zhao adesso a disturbare mid. Io purtroppo non so se, non credo che sia in coordinazione con te a livello Ah, di time, ok, sì, sì, no, vabbè. timeout. Però comunque ho visto l'azione, sicuramente Sona ha fatto il suo dovere. Vedo push, non so se è già Sì, continua a finito. Sì, vai. pushare Caitlyn grazie a Bloodsboil, sta continuando a colpire e la torre e Sona, c'è Miss Fortune che ritorna in mid dopo appunto la sua pausetta a caffè alla fontana nemica e Jarvan e Jin Zhao ritornano nella loro giungla per raccattare un po' di farm.
mentre Nunu tenta un recall questa volta, così come fa anche Sona, e rimangono in mid lane i due carry, mentre Cho'Gath è già abbastanza avanti per quanto riguarda appunto il push in linea. Vediamo uno Jin Zhao che si affaccia, ma nel bush c'è prontamente una ward messa giù da Cho'Gath che gli salva la vita e gli permette di vedere appunto la minaccia nemica. La minaccia fantasma, vorrei Eh dire. sì. Volevo dire, però non era Nocturne il jungler nemico. Peccato. Comunque, beh, vediamo un attimino, giusto per orientarci le build, sono quelle sostanzialmente classiche, anche se devo dire che Olaf ha lasciato una Philosopher, quindi magari è un qualcosa di nuovo, nuovo con un sapore un po' retro, però, perché prima lo si faceva spesso, adesso non lo si vede quasi Oh, più, intanto Jarvan. vediamo Cho'Gath Sì, veramente vai. in pericolo. Ryze purtroppo è senza mana, è costretto a scappare grazie agli Ignite. Flash causa l'arrivo di Shen che dalla top lane è arrivato grazie all'ultimate sul povero Cho'Gath. Mentre anche Jin Zhao è costretto a scappare, riesce a prendere la kill sotto la torre nemica. Shen con l'ultima Vorpal Blade. E adesso se la deve vedere con Jin Zhao che lo attacca sotto torre. Arrivano i minion, grandissimo Nunu che si tanca la torre. Come si gioca un support, signori, Exhaust su Jin Zhao. Jarvan pronto, pute Masse sul povero Jin Zhao che nonostante sia sotto la torre nemica potrebbe salvarsi. Il charge su Nunu costretto a flashare, non hanno abbastanza danni gli insight. Ultimate di Miss Fortune su quattro persone, ne ammazza uno, il secondo, ci potrebbe essere la triple kill. No, viene stirato dal power cord di Sona e scappa Cho'Gath, vediamo se riusciranno a prenderlo. C'è Spawn che cerca di aiutarlo, no, non riesce. Cho'Gath riesce a raggiungere la torretta in sicurezza e gli Anaxes dovrebbero prendere il drago in questo momento. Sì, grande giocata da parte di Miss Fortune che ha saputo sfruttare il momento adatto per ultare, bellissima, quasi triple kill poi stilata dal power cord di Sona, comunque veramente veramente buona, anche se magari avrebbero potuto prendere la kill su Jin Zhao che è scappato con veramente pochissimi HP, non, Veramente forse no, pochi, come? Sì, forse veramente no, non pochi. ci hanno creduto abbastanza, hanno visto Esatto. Sona e sono scappati, quindi poi Nunu è stato anche costretto al flash. Beata Era Miss stata veramente una Fortune, bella sì. zona, era stata veramente una Sì, bella azione sono quella di pienamente Insight. d'accordo, sì. Peccato che non Comunque, sia poi è andata arrivata così. Miss Fortune Ultimate, ha messo tutto a posto, triple kill quasi, poi vabbè, presa appunto come dicevo il power cord di Sona, però sostanzialmente ha fatto veramente il suo lavoro. Guardate il numero di ward aggiunte in questo momento nell'inventario dei brasiliani. Kayslin purtroppo ha dovuto ripiegare su una pickaxe per diciamo, tenere il passo della BF della sua avversaria, appunto Miss Fortune, che grazie con 1-2-0-1 ha i soldi che le escono dalle orecchie. Eh sì, adesso Miss Fortune 2-0-1 ha potuto comprare BF e anche Vampiric che gli permetteranno di chiudere una Bloodthirster fra pochissimo. E invece sì, Caitlyn è sicuramente molto più indietro a livello di build, almeno 600-700 gold in meno avrà, sì. Olaf che non smentisce, prende i pezzi per la Warmog anche dopo la Philostone. Philostone probabilmente diciamo tirata su visto il vantaggio che ha avuto in linea, circa una ventina di creep in più, mentre continua un grosso a parte a Rust mid lane. Caitlyn pericolosamente a pochi HP, ultimate Miss Fortune costretta a flashare Caitlyn per evitare gli ultimi colpi del bullet time da parte appunto della cacciatrice di pirati. Sì, devo dire, bruttissimo, bruttissimo escape da parte di Caitlyn che non è riuscita a mirar bene la sua è andata a praticamente chiudersi addosso alla torcia lì, al fuoco che c'è sui lati della mid lane, quindi lì è stata più colpa sua che grande abilità degli avversari, avendo aspettato ancora qualche secondo per cercare di dare un colpo in più a Sona, si è veramente tagliata le gambe da sola in pratica. Davvero, davvero, davvero. Caitlyn che adesso è ritornata mid, tanto ha Lifesteal, ha il Bloodboil di Nuno, quindi non ha problemi a recuperare delle sustain. È presente ovviamente nella linea Sona Miss Fortune, ma che costa comunque mana appunto a Sona, che ha solo un 16 armi a disposizione per il mana regen. Sì, Adesso, vediamo, sì. i due jungler sono entrambi in mid lane, un 3 contro 3 in mid lane, credo che...
Non so se riusciranno appunto a prendere la torre i polacchi degli annessi, mentre in top lane si pestano di violenza Olaf e Shen. A un certo punto decidono di disingaggiare entrambi. Non so per quale motivo, nello stesso momento engage da parte di Jarvan su Xin Zhao, lo scomba di Stendardo più Dragonlance, e niente di fatto, una semplice Meki Train fa scappare gli altri due componenti del team degli Insight. Sì, mid lane adesso vede tanta gente in continuazione di passaggio. In questo caso i due jungler stanno cercando evidentemente di andare a prendere per un eventuale errore nemico la mid avversaria. E se lo riuscissero a fare, uno dei due team ne potrebbe guadagnare sicuramente un buon vantaggio. Al contrario, giù Cho'Gath sta soffrendo molto. Ryze che riesce ad adottare insomma, uno stile di gioco molto aggressivo, arrasa veramente tanto il povero Cho'Gath che in qualche modo riesce a evitare ciò con il sustain, però comunque è in una situazione non proprio comodissima. No, è vero, è vero, è vero. Ah, continuano a essere tante persone, i due jungler sono permanentemente mid, dal top viene anche Olaf, spottato dalla marea di ward a disposizione del team brasileiro, torna top per incontrarsi ancora una volta con Shen, entrambi di nuovo full vita, hanno i pezzi della Warmog tutti e due, giusto la Philostone in più per Olaf, ma che non gli garantisce un enorme vantaggio appunto a livello di combattimento. Tanto quanto più per il mid-late game, che si trasformerà probabilmente in una Shurelia, per il fatto che comunque gli sta garantendo dei soldi addizionali in questi momenti. Sì, sicuramente è una scelta la Philostone ancora se si sta andando molto bene in lane, quindi non si ha molto bisogno di statistiche difensive e quindi si può andare a prendere questo vantaggio che poi si svilupperà realmente più Oh, in là. engage da parte di Zhao sul push da parte degli Insight, ulti di Demacia da parte di Revolt, nonostante stia tankando la torre. Ultimate di Shen non è arrivata in tempo, purtroppo Caitlyn ci rimane sotto i colpi di Olaf. Ultimo Reckless Swing prende la kill insieme all'Ignite. Adesso Shen è costretto a camminare verso il mid. Jarvan lo vediamo che ormai ha troppo bassa vita per difendere la torre, così come il Cho'Gath. Ultimate di Miss Fortune, il flash e la gabbia, la rune freeze da parte di Ryze, prende la kill su Cho'Gath, ma ci rimane lo stendardo da parte di Jarvan, lo inchioda al tappeto. Jarvan stesso ci rimane divato dalle tre persone del team nemico. Nunu e Shen sono gli unici rimasti con veramente poca vita, non possono fare altro che lasciare la torre al team nemico. Sì, Bot? team nemico, sì, sorry, stavo un Ah. attimino controllando la risoluzione dello schermo per vedere se potessi impedire che laggasse, ma a quanto pare no. Comunque sì, aggressione ottima da parte degli Anexis in mid lane, purtroppo io la vedo a spezzoni. Si sono presi la torre, hanno fatto benissimo e ora sono sicuramente problemi per il team degli Insight, dovrà cercare di riapparare le cose, vedremo se ci riusciranno. La possibilità ce l'hanno, avendo Nunu Caitlyn dalla loro parte, sicuramente le torri non sono un problema come obiettivo, quindi devo dire che confido nel fatto che possano rimediare a ciò. Adesso una parte importante degli obiettivi è sicuramente il drago, che non si sono contesi ancora in questi 15 minuti, ma penso che, data la disposizione del team in questo momento, sì. Ci stanno andando adesso, benissimo. Nonostante tu sia in ritardo, sai leggere benissimo la mappa. Si sono appostati gli Anexis, grazie al loro vantaggio, 4 kill e 4K di gold. Prendono possesso appunto della posizione del drago. Drago su cui stanno convergendo solo ora che ha metà vita il resto del team. Cho'Gath se la sciala tranquillamente in bottom lane. L'engage da parte di Shen che taunta solo, suona purtroppo mentre Xin Zhao si fionda e cionca metà vita sul Jarvan. E purtroppo lui ci lascia immediatamente. Xin Zhao, dopo la prima kill, ha libero accesso a Caitlyn. Che è costretto a flashare, dovrebbe qualche secondo, eccola lì la charge finale di Xin Zhao che prende la kill su Caitlyn. Niente da fare per gli Insight che non riescono minimamente a porre posizione all'avanzata degli Anexis.
Sì, Nexi si hanno condotto perfettamente un fight. Sostanzialmente, Madonna. Shen si è andato quasi tauntato, se non con la sua skill, ma con la sua presenza, il team nemico. Intanto ho visto che è esploso Sì, Cho'Gath. anche Sogat c'è rimasto, È poverino. totalmente esploso. Forse non è stata veramente una mossa saggia andare da quella parte cercando di difendere la torre comunque con 5 nemici full vita. Nexus che si stanno dimostrando superiori. Comunque, dicevo, nel fight si è visto Shen che ha preso Oh, botte praticamente da tutti. il recall di Sì. Jinzhao interrotto da parte di Jarvan, ultimi in uno, overkill non gli fa danno. Gli ultimi autoattacchi da parte di un Jarvan con zero oggetti offensivi, prendono la kill sul povero Jinzhao che era rimasto purtroppo senza mana. Eh sì, comunque dico che quello Shen nel precedente fight ha aggrato praticamente tutti i nemici, è esploso però perché non ha, evidentemente non era abbastanza tankoso, dopodiché Caitlyn non ha potuto fare ancora DPS perché gli oggetti sono quelli che sono, una BF e una Pyx, Pickaxe. quindi sì, non farà molto danno di autoattacco in questo momento del game contro Warmog più un'altra Jance Belt di Why Jinzhao, not? quindi... Mamma mia, è troppo pieni di vita per fare del danno considerevole ancora con quegli oggetti Caitlyn. È evidentemente andata, quindi poi il fight si è andato a configurare sicuramente favorevole per gli Anexis. Ricordo quanto sia importante la CDR su Olaf, vediamo la Kindlesham presa appunto dallo stesso. Se vi vedo con un Frozen Mallet su Olaf, vi cionco le gambe, ve le taglio proprio, ve le spezzo, non vi disinstallo League of Legends. Su Olaf basta che gli buildate CDR, basta che gli buildate CDR e diventa Dio, avete un permaslow sulla Q, non avete bisogno di un altro permaslow. Basta appunto prendete tutti gli oggetti che derivano dalla Kindlegem e diventate OP e SAC con Olaf. Poi Se prendete una... la Kindlegem, aprite lo shop, vedete E tutto ciò poi che deriva da aprirà. lì e voi lo iniziate a comprare a random. Così, proprio quello che avete, l'ordine che volete. Basta che avete la Kindlegem. La Sì, Kindlegem ma tanto vi si è permette scritto di bene fare perché tutto. sono Shurelia, Locket, Sono tutti ottimi, veramente, impressionanti. aspetta, poi con Spirit Visage E lo Spirit Visage, e esatto, basta se non basta. sbaglio. Sì, Sì. basta, basta. Purtroppo hanno levato il Soul Shroud Sì. qualche mese fa, qualcuno se lo ricorderà ancora. Mentre Jinzhao vediamo estremamente aggressivo, nonostante la presenza di tre persone sotto la torre nemica, va a wardare addirittura dietro di loro. Ci sono Sona e Olaf pronti a dargli manforte, addirittura ward sotto la torre per Sona che... Cerca di trovare l'angolo giusto per appunto ultare. Ultimate di Shen su Caitlyn. C'è l'Ace in the Hole su Ryze. L'Ignite, l'ultimo colpo. No! Riesce a flashare via. Mentre in bottom lane l'Ultimate di Miss Fortune distrugge il team nemico. Il povero Nunu ci rimane così come Lola. Così scusate come il Jarvan. E anche Cho'Gath rimane sotto gli ultimi colpi da parte di Olaf e di Jinzhao. Eh Mamma sì, mia! qui devo dire che non so se la scelta di Shen di scappare via dalla bot lane sia stata ottima. Sì, è vero che Caitlyn stava avendo un brutto, brutto momento, però Ryze in quel caso non è morto e ha lasciato in solitaria i poveri due, sia Erano tre, Cho'Gath erano che... Sì? tre. C'erano Nunu, Cho'Gath e Jarvan. Tre sono morti Sì, per cercare la kill. scusami, loro E tre. Caitlyn ci muore lo stesso, 30 secondi dopo, regalando anche il LOL. blue buff a Ryze. Madonna, oh, so bad, so bad. Insight si stanno rivelando effettivamente abbastanza inferiori agli Anexis, che stanno dominando totalmente questa fase di game. Sicuramente hanno operato delle scelte più effettivamente vantaggiose, ecco, rispetto a quelle che hanno potuto prendere gli Insight. Sì, stanno i buoni frutti, insomma, la buona semina sta dando buoni frutti perché È gli vero, è vero, è Anexis in vero. questo momento hanno 7, no, 9 11 kill, kill di no, vantaggio sì, scusami, e 11 addirittura, 11 kill di vantaggio e sì, 7K, 8K, 8 adesso 8K di sì, adesso sì, ora 8, 8K di vantaggio, quindi sicuramente superiori, personaggi che in teamfight possono inevitabilmente dire la loro come. Combo molto importanti come Sona, Miss Fortune, lo stesso Jinzhao che con l'ultimate riesce a fare un bel po' di danni. Adesso vedo un push in top, se non mi sbaglio, cercano di aggredire top lane, vedremo un po' come andrà.
C'è il push da parte degli Anaxes. Shinzawa si tanca qualche colpo di torpe mettendo Misfortune di danneggiarla così come suona. Purtroppo non hanno il reggente il Baron. Vedono uno scena estremamente aggressivo nonostante il punto di inferiorità su cui che si palesa nel team degli Insight. Beccano un attimo. C'è una ward che spotta la presenza di Stone all'interno del Trebuch a fianco al blu. E vediamo se. Pausa! Si è What the pausato? fuck? Pausa, pausa. Mazza, Sì, ancora a me non pausa. è arrivata. Non è arrivata? Ah, ok, ora. Ha pausato 10 secondi dopo, va bene. Insomma, partita che si sta configurando molto, abbastanza equilibrata, però gli Anaxes stanno, diciamo così, prendendo proprio le redini dell'incontro, anche se Sì. non c'è stato uno stomp totale, però si stanno dimostrando evidentemente superiori. Niente, non hanno modo di rispondere in maniera molto efficace agli Insight, nonostante una composition non inferiore a quella degli Anaxes, però hanno, come dicevo prima, secondo me hanno operato delle scelte sbagliate in momenti cruciali, come per esempio quella di Shen che ha permesso di prendere Thor giù in bot lane, mentre lasciando solo in tre il proprio team, andando ad aiutare Caitlyn, che poi comunque è morta ugualmente pochi secondi dopo. Ho ancora altre scelte, poi comunque hanno modificato sostanzialmente l'andamento della partita. Secondo me c'è una cotta. Come? Secondo me Shen c'è una cotta per Katie. Beh, Allora, ha potrebbe darsi, non lo sappiamo. preferito salvare un po' come non so, Batman, no? Salva la ragazza, io salvi Gotham City. Ha salvato la ragazza, ha salvato stavolta Vabbè, Batman. intanto sono Sì. ritornati in game. Ok. E vorrei ricordare a tutti che il mallet su Olaf è il miglior item che potete avere. No, Non no, io mi ascoltate. suicido. Ve lo tiro in testa il mallet, ve lo tiro. No, allora, pre-Warmog a me piaceva. Pre questa Warmog, pre-Season 3. Però ora no, cioè ci metti la Warmog è molto più worth Il mallet Ah, va bene un po' mamma su mia. tutti quanti. Mamma Anche su mia. Teemo. Ma oh mio Permaslov. Dio. Temo Li una lama, metti temo un fuoco mallet il più mallet. Blade Runic King. Hai vinto. A cosa serve? Non Visto che lo fai il danno magico sulla so. E c'è la Vabbè. Blade of Ruined King, fa Se danno lo fisico, vai a non serve a dire. niente, non serve a un tubo. Vabbè, dai, Cioè, ditemi a che minuto state. non potete itemizzare penetrazione se mettete la Blade of Ruined King su Teemo. Mannaggia voi, maledizione. Ditemi a Allora, che minuto state. 2, 22, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Allora No, li sto trovo. guardando. No, 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 sono un nabo di merda, scusa. 22, 15, 16, Minchia. 17, 18, 19, Ok. 20, 21, 22, 23. Stanno uscendo mid, gli Anaxes, mentre Jinzhao se ne va in solo a farsi il drago. Adesso arriva anche Sona a coadiuvare appunto il suo sforzo, mentre Ryze pusha in mid, scusate, in bot. Vediamo quali saranno i prossimi obiettivi che gli Anaxes punteranno a reclamare Beh, sul Double Anaxes in Dragon. questo momento stanno andando a recuperare il recuperabile, nel senso tutto ciò che la giungla e comunque la mappa può fornire come obiettivi facilmente raggiungibili, li stanno prendendo. Hanno preso il drago, adesso Ryze va, è andato a pulire bot, ben due wave molto molto grandi, quindi si è anche fatto dei bei soldini che andrà sicuramente poi a spendere, ecco, sta recallando, io lo vedo in questo momento. Perciò sì, gli Anaxes che ora si prepareranno sicuramente a un obiettivo importante, 23 minuti, quindi fra un po' si inizierà a parlare possibilmente di Baron, dato come il drago ormai vediamo come si sia andato diminuendo come importanza. Sì, quindi vedremo un po' se vorranno adottare push mid o su altre lane, se si sentiranno molto più forti, o se vorranno guadagnare prima il buff del Baron per poi andare a concretizzare ancora di più la situazione di vantaggio. Vediamo. Stanno farmando abbastanza bene, devo dire che Caitlyn ha comunque un bel 200 CS, bello tondo tondo, che ci mostra contro i 153 di Miss Fortune, che ha comunque uno score di 408, mentre vediamo il team degli Anaxes, che sono tutti intorno al Baron, viene pingata una ward messa appunto dai polacchi, vista da una ward dei brasiliani. Caitlyn
è dall'altra parte della mappa, così come Shen ha a disposizione, è vero, l'ultimate, però la vita del Baron sta scendendo rapidamente. Escono dalla propria giungla i brasiliani. Shurelia immediato, ultimo suona sul povero Revolta, che è costretto a usare la sua combo per scappare. Rientra di Demacia per bloccare il team nemico. Carica di Jin Zhao, lo prende la kill senza problemi su Nunu, permette a Miss Fortune di prendere la kill su Jarvan, pulito anche Shen da parte di Olaf, che lo distrugge grazie al true damage, e adesso sì che è easy il Baron. Mentre Sì. Caitlyn sta ancora a farsi Cioè sì, i Caitlyn in tarallo. che modo, data l'impossibilità ormai di andare a contestare, di accattare ciò che era possibile, cosa giustissima a questo punto di come sono andate le cose, appunto, ha cercato di fare insomma, di riparare il riparabile, andato a prendere torre mid, quantomeno che aveva PHP, ciò che ha fatto un attimino da spalla per assicurarsi che Ryze non potesse disturbarla. Ma Nexus adesso, con il buff del Baron, come dicevo prima, solo un paio di minuti ci sono voluti per concretizzare questa occasione di andare a prendere il Baron, fight perfettamente condotto, e quindi appunto ora sicuri con questo buff potranno iniziare i classici assedi sulle torri che ricordiamo essere già cadute in buona parte, e avere per gli inside solamente con la torre davanti l'inhibitor per la mid lane, mentre ancora le due torri intermedie per le altre due lane. Devo dire che Aspetta, comunque ridatemi il tempo l'ultimo perché mi ha laggato dentro al gioco, pensate. 46, 47, 48, 49, 50, 50, No. 52, 53, 54, No, ho 55. sbagliato. 55, 26. No, 60, Come 1, 60? 2, 3, 4, 26 e 5, 26 e 6, 26 e 7, 26 e 8, 26 e 9, 26 e 10. Ok. Dicevo, Olaf che in questo momento sta buildando il mallet, ma per quanto ci riguarda potrebbe anche buildare un Rabadon per quanto avanti. D'altra parte ci sono le warm completate, ormai sui personaggi principali, in seconda Giant Belt per Oshen, come la seconda Giant Belt digitale è stata completata in Sunfire. La Mana Moon da parte di Ryze è stata completata, ma non è ancora fullata in Muramana. Ricordiamo che la Muramana procca sulle single target, ovvero la Q e la W di Ryze, aumentandogli il danno in modo veramente abnorme. Quindi Il direi. 3% Esatto. del costo, cioè del mana totale in danno, veramente tantissimo. Ryze Eccola che lì, vediamo Muramana. picchiare pesantemente Shen, anche se Shen però ha la possibilità di andarsene più o meno inturbato volendo per aiutare il proprio team, dato che Ryze non ha hard CC, quindi non può fermare Oh, intanto Shen. top, c'è l'aggressione alla torre Mind, un Rupture che colpisce Jin Zhao, giusto un Ferrero Scream per silenziarlo, ma comunque Miss Fortune riesce a prendere metà della torre. Continua il push, vediamo se riuscirà a prendere la seconda metà della torre e come reagirà il team degli Insight. Sì, Insight che dovranno difendere con le unghie e con i denti ciò che sono riusciti a conservare finora, perché ora con il buff del Baron gli Nexus si fanno sempre più Eccolo prepotenti lì nei. l'engage, parte di Jin Zhao su Caitlyn, l'ultimo di Miss Fortune a levare gli ultimi HP, riesce a salvarsi comunque Caitlyn con appunto meno di 100 HP, distrutto completamente sia Nunu che Jarvan, che non possono minimamente pensare di impensierire i polacchi. No, dai, brutto, c'è Jin Zhao che si mette a fermare appunto l'autoattacco per far vedere che può tankarsi Caitlyn senza il minimo problema. Brutto, prendere per i fondelli Ha così. voluto fare un po' lo spaccone, lo sto vedendo solo adesso. Vabbè, Amen, Anexis Madonna. evidentemente superiori, Insight non hanno potuto far nulla per fermarli. Comunque il game, anzi, una trentina di minuti è durato, quindi Insight si sono potuti far valere per quello che hanno, per quello che potevano, appunto, anche se comunque gli Insight non gli hanno dato scampo. Che batosta, boia, questa è stata pesante.